Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata parliamo di Serie B e di Serie C. Cominciamo dal campionato cadetto che ha decretato le due promosse in Serie A. Il Parma ha vinto il campionato con 76 punti, quindi torna in Serie A la squadra di Fabio Pecchi. Ha dominato praticamente all'inizio della stagione la squadra giallo-blu. Al secondo posto si è classificato il Como della nuova proprietà americana. Ariani hanno chiuso il campionato con 73 punti e quindi tornano in Serie A. Poi ci sarà la terza promossa in Serie A tramite i playoff. In semifinale sono già il Venezia, arrivato terzo con 70 punti, e la Cremonese con 67 punti, quindi evitano il turno preliminare a cui partecipano quattro squadre. Cominciamo a vedere le sfide che si sono già giocate del turno preliminare. Il Palermo, arrivato sesto in campionato con 56 punti, ha sfidato la Sampdoria, arrivata settima con 55 punti. Ad averla meglio sono stati proprio i rosanero con una doppietta di Diakité e quindi si guadagnano la semifinale. Nella seconda sfida il Catanzaro, arrivato quinto con 60 punti, ha sfidato il Brescia, ottavo con 51 punti. Brescia che in realtà era retrocesso l'anno scorso tramite play-out, poi riammesso per il fallimento della Regina. I catanzaresi hanno vinto la partita. Vantaggio bresciano con Galazzi, pareggio del Catanzaro con Iemmello, ancora vantaggio del Brescia con Moncini, pareggio in extremis proprio al 97esimo del grande ex Donnarumma. La sfida si è protratta ai supplementari, dove Brignola e ancora Iemmello hanno fissato il punteggio sul 4-2, promuovendo il Catanzaro in semifinale. Vediamo quindi il quadro delle semifinali. La prima sfida è quella del Palermo, che sfiderà il Venezia tra il 20 e il 24 di maggio. La seconda semifinale invece tra Catanzaro e Cremonese il 21 e il 25 maggio. La finale si giocherà il 30 maggio e il ritorno il 2 di giugno. Il regolamento prevede che la squadra meglio piazzata giochi il ritorno in casa e abbia anche la meglio in caso di pareggio, quindi in caso di parità vince la squadra meglio classificata. Passiamo ora ai play-out. Sul fondo della classifica la sfida è tra la Ternana, arrivata 16esima con 43 punti, e il Bari, arrivato 17esimo con 41 punti. La sfida decreterà chi resta in Serie B e chi purtroppo scenderà in Serie C. Le retrocesse dalla Serie B purtroppo sono l'Ascoli, arrivato anch'essa a 41 punti ma in svantaggio negli scontri diretti con il Bari. Poi retrocedono la Feral Pisalò con 33 e il Lecco con 26 punti. Le due squadre erano neopromosse, purtroppo non hanno retto il salto di categoria e quindi salutano la seconda serie. Passiamo ora alla Serie C. Ci sono chiusi i tre gironi che hanno promosso in Serie B. Nel girone A il Mantova, nel girone B il Cesena, il girone C la Juve Stabia, quindi queste tre squadre tornano in Serie B. Il Cesena tra l'altro ha anche vinto la Supercoppa, il trofeo che viene messo in palio tra le tre vincenti dei tre gironi. Poi ci sarà una quarta promossa in Serie B tramite i playoff. 28 le squadre ammesse a questo torneo, 27 provengono dai tre gironi, 9 per girone più la vincente della Coppa Italia. Quest'anno il trofeo se l'è aggiudicato il Catania. Vediamo il quadro dei quarti di finale. Sono 8 le squadre rimaste in gara per le quarti di finale, che si giocano tra il 21 e il 25 di maggio. Nella parte alta del tabellone troviamo proprio il Catania, vincitore della Coppa Italia, che sfiderà l'Avellino in una di quelle che sembra essere le sfide più interessanti di questi quarti di finale. L'altra sfida della parte alta del tabellone vedrà un derby veneto tra il Vicenza e un'altra delle favorite alla promozione, cioè il Padova. Nella parte bassa del tabellone la sfida è tra la Juventus Next Gen, l'espressione giovanile della squadra bianconera, l'Under 23 o squadra B come dir si voglia, che sfiderà la Carrarese. L'ultima sfida vedrà di fronte il Benevento e la Torres. Poi le semifinali si giocheranno il 28 maggio e 2 giugno, la finale per l'ultimo posto in Serie B il 5 ed il 9 di giugno. Si sono già giocati invece i play-out per la retrocessione, per stabilire quale squadra resta in Serie C e quale invece purtroppo scende in Serie D. Nel girone A il Novara ha eliminato il Fiorenzuola e quindi si salva la squadra piemontese, mentre non si è svolto il play-out tra Prosesto e Arsignano Valcampo per la differenza di punti. Infatti sono 9 i punti che distanziavano le due squadre più degli 8 stabiliti dal regolamento, quindi l'Arsignano si salva in automatico, retrocede la Prosesto. Nel girone B la Vispesero ha eliminato sul filo di lana la Recanatese 4-3, la sfida di ritorno con un gol proprio nei minuti di recupero dei pesaresi, quindi che si salvano, scende in Serie D la Recanatese. Mentre anche qui non si è svolto un altro playout, quello tra Fermana e Ancona, con l'Ancona che aveva ben 11 punti di vantaggio in classifica e quindi si è salvato automaticamente. Il girone C, dove si è salvata l'ultima giornata la Turris, ben ne ricorderete, il Potenza ha vinto la sfida contro il Monterosi Tuscia, mentre il Monopoli ha vinto il derby contro la Virtus Francavilla e quindi si
salva la squadra biancoverde. Erano già retrocesse nei dilettanti, invece l'Alessandria pochi anni fa, solamente 2 anni fa, in Serie B, scende anche l'Olbia e scende anche il Brindisi. Bene, questa era l'ultima notizia di questa puntata. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!